Allora, sì, buongiorno, eh, penso che possiamo cominciare eh, anche se la sessione diciamo così, plenaria è terminata da pochissimo tempo. Eh, siamo eh, in questa sessione parallela che si chiama Dimensioni dell'Economia, eh, nuove fonti e indicatori per l'analisi congiunturale, quale ruolo per la statistica. Eh, Ufficiale. Abbiamo eh, cinque eh, interventi da parte di eh, produttori e utilizzatori al tempo stesso di eh, indagini e di statistiche congiunturali. Eh, alcuni partecipano eh, oggi come utilizzatori, diciamo anche se sono essenzialmente produttori anche e soprattutto di eh, statistiche ufficiali. Eh. Ah, sì. Allora, eh, eh, iniziamo eh, con la presentazione di Giancarlo Bruno. Eh, Giancarlo è eh, dirigente del servizio statistiche congiunturali dell'Istat. Eh, ed è una presentazione sugli sviluppi dell'informazione congiunturale dell'Istat. Giancarlo eh, affronterà eh, il tema delle ultime innovazioni che ci sono state, eh, il cambiamento di base degli indici, della maggior parte degli indici in funzione del regolamento eh, europeo, tutte cose che hanno chiaramente un impatto eh, abbastanza forte eh, sull'Istat stesso, eh, perché noi siamo divoratori eh, diciamo di statistiche prodotte eh, all'interno dell'Istat, noi come contabilità nazionale e mh, quindi siamo essenzialmente le prime persone che vengono in un certo senso eh, impattate e, e, e trafitte, appunto, alcune volte, come è successo anche nel settore delle costruzioni. Ci avremo eh, un intervento eh, settoriale appunto, specifico eh, su, questo, su questo tema, e quindi eh, non è soltanto all'esterno che queste revisioni e questi cambiamenti queste innovazioni metodologiche hanno un impatto ma c'è una ricaduta chiaramente eh, anche all'interno dell'istat prima di eh, arrivare agli utilizzatori diciamo così finali giancarlo grazie eh, allora so se può partire Va bene, innanzitutto eh, il tempo insomma, è chiaramente molto limitato, quindi eh, non parlerò in realtà della, mh, di tutte le innovazioni che ci sono state, in realtà neanche di una piccola parte. Quello che vorrei fare insomma, è illustrare un pochino. La filosofia che c'è dietro, quali sono i punti principali e quali saranno gli obiettivi a medio termine, insomma, perché questo è anche importante. Eh, per venire incontro anche a quello che ha appena detto il, eh, Giovanni Savio, eh, ci sono state delle innovazioni, le innovazioni creano discontinuità, gli indicatori congiunturali sono sempre presi in questa tensione tra come dire, ehm, necessità di adeguamento, di mutamento e poi necessità degli utenti chiaramente di avere invece delle serie storiche il più possibile coerenti. Questa è una tensione che ci sarà sempre, non potrà essere mai diciamo, pienamente risolta. Quello che cerchiamo di fare è di farlo nel modo come dire, eh, più innovativo e indolore possibile. Fermo restando che eh, rimane, ripeto, un, un compito eh, difficile in... In partenza. Allora, cosa è accaduto di recente, poi mi soffermerò alla fine invece su cosa faremo nel breve e medio termine. Ehm, C'è stato il ribasamento degli indicatori congiunturali, dei principali indicatori congiunturali sulle imprese prodotte dall'Ister. Il ribasamento è spesso e generalmente occasione di. Innovazione, in questo caso coincideva con l'entrata in vigore di un nuovo regolamento delle statistiche delle imprese che comprende non più solo le statistiche congiunturali, bensì in realtà tutte le statistiche eh, sulle imprese prodotte insomma, nei vari paesi europei. E, e ci sono state molte innovazioni. Le innovazioni più rilevanti per gli utenti sono la presenza di eh, una notevole estensione degli indicatori sui servizi. Il settore dei servizi era chiaramente sottorappresentato, eh, lo è forse ancora adesso per tanti versi, rispetto ad altri settori più maturi, eh, abbiamo fatto parecchi passi in avanti che poi insomma descriverò un pochino meglio, ma fondamentalmente per gli indicatori di attività si è passati dall'indicatore trimestrale alla frequenza mensile che già è un passo in avanti notevole e soprattutto uno sforzo diciamo, eh, notevole per chi produce questi dati e eh, si è passati anche all di, eh, alla produzione di indicatori di volume. Allo stesso tempo è stata ampliata notevolmente la copertura dei prezzi alla produzione dei servizi. Anche qui poi faremo, farò una, una, un breve approfondimento per illustrare meglio eh, le novità che ci sono state ed è stata cambiata la metodologia, il, il terzo, diciamo, la terza parte eh, diciamo, rilevante è stata cambiata la metodologia eh, di calcolo dell'indice di produzione delle costruzioni, su cui però pure farò un, mm, dedicherò insomma, un mezzo minuto a seguire. Dopodiché ci sono altre innovazioni, qui ce ne, scusate, <ride> qui ce ne sono eh, elencate alcune, non sono necessariamente quelle più importanti, forse sono quelle più rilevanti per gli utenti, parlo per esempio della deflazione rinnovata per gli indicatori di vendita al dettaglio, molto importante perché viene fatta a un livello molto più disaggregato e in un periodo insomma, di eh, notevoli pressioni inflazionistiche quali gli anni recentemente trascorsi questo fa una certa differenza. Eh, ci sono state anche innovazioni in alcuni altri indici dei prezzi e abbiamo ribasato anche gli indici di eh, fiducia di consumatori e imprese. Ripeto, poi ci sono tantissime altre innovazioni, come dire, eh, dietro le quinte che potete leggere tranquillamente nelle nostre note metodologiche sulle quali poi potete chiederci ovviamente ulteriori chiarimenti. Su questo faremo un seminario, insomma, a settembre, dove presenteremo, insomma, in maniera, un pochino, con un po' più di respiro, effettivamente le novità eh, che ci sono state con il ribasamento degli indicatori congiunturali. Ehm, un piccolo focus su tre elementi. Eh, il fatturato dei servizi, questo è un indicatore dove siamo passati, appunto la, la misurazione dell'attività nel settore dei servizi, eh, qui siamo passati dalla frequenza trimestrale alla frequenza mensile e questo già eh, da sé è una eh, novità, insomma, a mio avviso molto molto importante e molto utile per gli utenti che anche in assenza di un trimestre completo, però magari hanno uno, due mesi di dati per poter fare le loro analisi. In più sono stati diffusi per la prima volta degli indicatori di volume di questi, eh, diciamo del fatturato dei servizi e anche questa è una novità assoluta e molto, molto richiesta anche in questo caso. Chiaramente gli anni eh, del 22 e del 23 caratterizzati da pressioni inflazionistiche più forti e differenziate insomma, hanno eh, molti utenti hanno manifestato questa esigenza, eh, la destagionalizzazione è estesa anche qui a tutti i livelli che vengono eh, diffusi e infine un particolare che voglio sottolineare: che non è un particolare estetico, lo è anche eh, il comunicato congiunto di fatturato dell'industria e dei servizi. Eh, perché dico non è un particolare puramente estetico? Perché sottende una, eh, come dire, le, le, uno sviluppo, cioè il fatto che questi indicatori. Al momento servizi e industria adottano delle metodologie leggermente diverse, solo in parte giustificate, diciamo, dalla diversità dei settori di applicazione. Ecco, anche qui dobbiamo cercare di convergere ulteriormente anche dal punto di vista metodologico e l'occasione sarà eh, data, insomma, appunto dalle, eh, da quello che faremo nei prossimi mesi e prossimi anni, però ecco il comunicato, cioè la parte di output finale congiunta è come dire un primo passo verso questa ehm, Diciamo, mh, verso questa convergenza. Sui prezzi alla produzione dei servizi c'è stata soprattutto un'estensione dei settori coperti. Eh, questo in parte è stato anche per il fatturato ma è molto meno rilevante. Sui, eh, sui prezzi eh, l'estensione dei settori è stata molto importante, in alcuni casi si è potuto ricostruire dal 2010, in alcuni casi no, quindi si è partiti dal 2021 e sono stati diffusi anche i cosiddetti indici B2O, cioè finora la copertura era per i servizi diciamo, erogati a imprese e pubbliche amministrazioni, indici che peraltro continueranno ad essere diffusi, i vecchi, i vecchi, insomma, gli indici tradizionali cosiddetti B2B continueranno a essere diffusi, ehm, ma eh, sono stati introdotti questo l'uscita proprio di qualche giorno fa eh, questi indici b to all, quindi per una copertura completa sia dal punto di vista della destinazione del servizio e sia dal punto di vista della Ehm, eh, diciamo eh, del settore di attività economica eh, rappresentato. Eh, per quest'ultima, diciamo, per gli indici eh, B2C, sono stati utilizzati essenzialmente gli indici di prezzi al consumo, che sì, la sigla sta per tassazione costante. Insomma, adesso eh, ripeto, non vorrei andare in tecnicismi che ci fanno perdere di vista, secondo me, il senso di questa introduzione. L'altro pezzo, dove ci sono state delle innovazioni importanti metodologiche, è la produzione di costruzioni. qui Vorrei sottolineare il fatto che noi mh, continuiamo ad adottare una stima indiretta, cioè dal nostro punto di vista non sono cambiate le ragioni che avevano portato a fine anni 90 a utilizzare una stima indiretta per la produzione di questo settore. Eh, solo che fino adesso si faceva con un metodo detto funzione di produzione. Abbiamo valutato negli ultimi anni che gli input di questa funzione di produzione, diciamo tra questi input, quello di Gran Lunga più affidabile era. Costituito dalle ore lavorate, tra l'altro ci sarà una presentazione insomma, in questa stessa sessione. E abbiamo deciso di utilizzare quindi esclusivamente quell'indicatore, ovviamente corretto con un indice di produttività, eccetera. Quindi, è, eh, rimangono delle difficoltà in questo settore. Eh, perché per esempio gli indicatori disaggregati per divisione di attività economica che vengono da noi prodotti e inviati a, a, a Eurostat eh, sono inviati in maniera confidenziale perché riteniamo che tutto sommato la qualità diciamo, della distinzione no, nei, nei vari settori di attività eh, che caratterizza il settore delle costruzioni in, in questo momento non siamo ango, ancora in grado di assicurare eh, di ritenerla soddisfacente diciamo, per i nostri standard al fine della della pubblicazione. Un eh, effetto collaterale diciamo, importante e positivo di questa nuova metodologia è che ci consente di produrre stime territoriali. Eh, non l'abbiamo ancora fatto, però fa, fa parte diciamo, di queste cose che eh, a breve e medio termine dovremo, eh, dovremo portare avanti. E, mh, e vengo proprio agli sviluppi a breve e medio termine, su questo volevo. Dedicare un pochino più di tempo. Allora, che intendo per breve e medio termine? Che è, diciamo, è un qualcosa di indefinito e quindi mi rendo conto, che uno dice una cosa e dice Vabbè, sì, ma quando ci sarà questo, quando si realizzerà. Allora per me il lungo termine è il nuovo cambio base che, è nel, che avverrà nel 2028. Quello è il lungo termine, quindi breve e medio termine è qualcosa che dovrà avvenire eh, per definizione prima, quindi in questo intervallo temporale tra il 25, il 26 e il 27. Eh, ci sono tanti elementi in ballo che possono oh, insomma, portare novità importanti e quindi, ahimè, anche qualche eh, diciamo, sobbalzo eh, negli indicatori già diffusi. Penso che nel, ce ne saranno ancora. 28 sarò pensione <ride> o qualcosa del genere <ride> quindi diciamo, risparmierò qualche salto io no genere. quindi affronterò qualcun altro eh, però ecco eh, direi che eh, l'elemento di rallunga più importante è costituito dall'uso dei dati amministrativi l'uso dei dati amministrativi eh, in particolare parlo di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici può veramente cambiare in maniera drammatica eh, e non è eh, diciamo una non è retorica questa, il modo in cui vengono costruite le nostre stime all'inizio potranno essere usate in maniera minimale, ad esempio per imputare meglio le mancate risposte o per ampliare in alcuni settori la frazione di campionamento che è necessariamente è molto bassa, dopodiché, però, possiamo usare. Questi dati proprio per stimare i totali di interesse, e questo è un aspetto particolarmente importante perché ci consentirà di seguire la demografia d'impresa. Tradizionalmente, gli indicatori congiunturali, avrò una parentesi, seguono con difficoltà la demografia d'impresa, seguono con difficoltà i settori nuovi, molto dinamici, perché eh, si basano su registri che sono per forza di cose non aggiornatissimi. Quindi, questo è una, un, un elemento che ci porterà veramente a eh, avanzare molto da questo punto di vista e tutto ciò avverrà, questo miglioramento generale, con una diminuzione del carico statistico sulle imprese perché eh, questo elemento che noi abbiamo sempre presente eh, oggi si sostanzia in un numero di interviste notevole quelle 40.000 che venete lì, quei 40.000 questionari mensili non sono tutte le statistiche congiunturali per esempio del mio servizio o dell'altro servizio che si occupa di prezzi, sono solo quelle di fatturato e vendita al dettaglio quindi ehm, capite bene che eh, parliamo di un ammontare molto rilevante. Eh, molte di quelle imprese sono imprese da uno, due, tre addetti, quindi il carico statistico comprendete bene che è diverso no? rispetto a, a una grandissima, una, grande, una grandissima impresa. E, e quindi insomma eh, il dato amministrativo ci consentirà veramente di eh, eh, arrivare ad una. Eh, Uh, situazione migliore da tantissimi punti di vista, adesso ripeto non andiamo qui nel dettaglio anche tecnico su come si gestiscono tanti, eh, tanti aspetti tecnici che pongono anche i dati amministrativi. Ultimissima cosa, e di questo eh, diciamo, mi è gradita l'occasione di, di dire che eh, no, non si sapeva quando abbiamo organizzato questa sessione, ma a fine mese inizierà per la prima volta una trasmissione di dati amministrativi da parte dell'Agenzia delle entrate di, di un mese, insomma. Ovviamente siamo tutti lì in ansia per ricevere questi dati, per trattarli, per eh, mettere su un sistema di produzione che consenta di utilizzarli al meglio, però ecco, eh, questo ci facilita anche nel definire meglio breve e medio termine, cioè noi contiamo di partire non nel 2025, ma per esempio di partire nel 2026 diminuendo drasticamente quel numero di questionari che inviamo alle imprese almeno per indicatori di fatturato e vendita al dettaglio. Grazie. grazie. Giancarlo, grazie. Sì, sì, mi sembra che nella presentazione ci sono eh, almeno un paio di Elementi, diciamo così, forti, questo è il primo e senz'altro l'ultimo citato, eh, cioè che da qualche settimana, eh, da qualche giorno, in realtà, eh, avendo firmato questo accordo no, con l'Agenzia delle Entrate, saremo eh, in grado effettivamente dopo un lavoro di. di, di Analisi diciamo così, di questi dati, di utilizzarli per fine di produzione eh, statistica ufficiale e eh, soprattutto eh, occorre dire che, eh, eh, che questi dati saranno importantissimi per coprire eh, l'informazione statistica su un 70% del PIL, eh, cioè l'altro elemento forte della tua presentazione penso che sia proprio questo cioè stiamo andando eh, da una copertura che è quasi completa dell'industria dell nel senso stretto dell'industria totale ad una copertura eh, maggiore sicuramente del terziario eh, che è quello che pesa di più poi appunto nell'economia eh, passiamo ora eh, alla seconda presentazione di eh, Giordano Zevi che è capo divisione eh, analisi della congiuntura del Dipartimento di Economia e Statistica della Banca d'Italia. È una presentazione appunto, la banca è chiaramente produttore e utilizzatore di statistica però il focus qui è più sulla utilizzazione, ahimè, in alcuni casi della statistica ufficiale e eh, siete i primi a prendervi appunto questi scossoni, e infatti in uno dei grafici, non voglio fare spoiling della <ride> presentazione, però c'è eh, effettivamente un confronto fra le serie prima e le serie eh, dopo, il, la, la revisione forte che c'è stata nel 2021. Approfitto per dire che questa non è o non era l'ultima revisione del 2021, ce ne sarà un'altra a breve, eh, a settembre, appunto con la chiusura delle eh, operazioni di benchmark della contabilità nazionale che si fanno ogni cinque anni e dove tutte le serie visto che non potevamo farci mancare nulla e a partire dal 95 verranno cambiate. Non drasticamente, però insomma qualche cambiamento, qualche miglioramento ci sarà. Giordano. Grazie. So se, ah, perfetto, grazie mille. Eh, grazie per l'occasione di essere qui in questo panel dal mio punto di vista così interessante. io eh, come ha anticipato Giovanni, porto il punto di vista degli utilizzatori o degli analisti. La, diciamo, il breve outline della presentazione è questo, vi dico due parole, veramente due, sulla congiuntura in banca, poi parlo un pochino del punto di vista degli analisti. Io sono un analista eh, che lavora al servizio di un'istituzione, ci sono analisti che lavorano con altri intenti, ma credo di, cerca, cerco di portare quello che dal mio punto di vista sono forse le esigenze rispetto alla statistica ufficiale. Eh, come detto la banca produce dati eh, soprattutto naturalmente di natura bancaria finanziaria ma anche di bilancio dei pagamenti di finanza pubblica eh, diciamo non è questo l'aspetto che tratterò oggi eh, vi è una seconda linea di produzione statistica che è quella volta al, all'analisi congiunturale sostanzialmente quindi alla all'analisi sul comportamento e le aspettative di consumatori e imprese. E da questo punto di vista la banca ha ampiamente, ha ampia eh, esperienza e la, si lavora insieme il mio servizio, il servizio congiuntura, con quello di analisi statistiche. E tutto questo concorre a formare la nostra eh, visione congiunturale che poi esce nelle, nelle varie pubblicazioni, penso al bollettino economico. Il mio punto di vista è quello dell'analista in un ecosistema molto semplice di, diciamo, di persone che condividono lo stesso spazio informativo congiunturale che vorrei dividere in, ai, ai fini di questa presentazione in utilizzatori, famiglie, imprese, istituzioni, analisti, cioè operatori professionali formati nel monitoraggio e nella previsione dei dati e policy makers, decisori che poi sulla base delle indicazioni che provengono dagli analisti ma anche eh, dall'ecosistema dall generale, quindi dalle percezioni degli utilizzatori, eh, fanno scelte di politica economica o, o altre scelte. Brevissimamente ricordiamo quello che è successo, cambiamenti enormi della, in, del tutto inaspettati, penso alla crisi Covid, nel grafico sul PIL non solo mai vista prima, ma del tutto in attesa fino a pochi mesi, un po' diversamente dalle precedenti crisi che vediamo e che hanno un po' piegato l'economia italiana negli anni precedenti, che se non altro erano, si costruivano nell'economia in qualche modo. E il secondo aspetto di dimensione eccezionale, eh, a destra abbiamo l'inflazione, abbiamo conosciuto inflazioni simili negli anni 70 e negli anni 80, ma nel regime monetario attuale questo è un caso unico e che poi è rientrata, non abbiamo, questi sono gli andamenti annuali, nel 24 siamo intorno all'1% e quindi un, un, un picco molto importante che ha un impatto statistico molto rilevante perché incide fortemente sulla deflazione, qualcosa che era diciamo, dal punto di vista dell'analista congiunturale un elemento tecnico ma non così importante nel definire gli andamenti dell'economia invece è diventato decisivo. Come, come hanno reagito, cioè, cosa è successo? I, gli utilizzatori, prova a descriverlo rapidamente nel grafico a sinistra, hanno, è cresciuta molto l'incertezza, questa è una serie che viene rilevata dal 2021 nelle indagini presso le famiglie e presso le imprese, era stata provata nel 2019 e si vede subito il forte incremento dell'incertezza che piano piano è rientrato ma resta su livelli molto elevati. E poi si sono fatti errori, quando si parla di errori è sempre meglio guardare diciamo, in casa propria, in questo caso vi faccio vedere gli errori nostri dell'Eurosistema, cioè delle banche centrali nazionali, fatti anche a brevissimo termine sull'inflazione, per dire eh, quanto è stato difficile cogliere, cogliere i segnali di incremento dell'inflazione. Questi sono errori un trimestre in avanti, quindi vedete una serie di errori che sostanzialmente un poco autocorrelata a volte a rialzo, a volte a ribasso, che poi naturalmente dopo lo shock energetico, l'invasione dell'Ucraina, diventa estremamente più importante. E naturalmente eh, anche la statistica ufficiale ha avuto difficoltà di cogliere in tempo reale quello che stava succedendo, eh, diciamo, correggendosi poi nel corso del tempo quando arrivavano informazioni maggiori. Questo è semplicemente diciamo, illustrativo, è quello che anticipava prima Giovanni. Illustrativo delle revisioni importanti che ci sono state sul PIL, sul valore aggiunto dell'industria, ci sono stati sui deflatori, ci sono stati sugli investimenti. Ovviamente sono di, condivise eh, da tutti i paesi, l'Italia diciamo, ha il caso specifico della grande difficoltà di cogliere gli andamenti su diversi aspetti del, del super bonus che ha ulteriormente complicato la situazione, ma revisioni di questo genere sono ovunque e semplicemente per porre quanto è stato difficile cogliere. Cosa stava succedendo eh, in real time. Vengo a un paio di slide eh, diciamo, riassuntive un po' di, quest di questo contesto. Quindi maggiore domanda di dati, inizialmente eh, suscitata dalla necessità di risposte di policy rapidissime a fronte del, del, della crisi del Covid, di cui adesso conosciamo che poi c'è stato il rimbalzo, ma allora non lo sapevamo, eravamo caduti, non sapevamo cosa sarebbe successo. Quindi immediato necessità di dati, quindi fortissima domanda. Eh, Altro enorme impatto dello shock energetico, abbiamo conosciuto l'inflazione prima, ma questo è stato uno shock differente dagli altri, con un incremento fortissimo del gas, molto più forte in Europa che nel resto del mondo. Quindi alcune misurazioni statistiche, ad esempio misurare i contratti nuovi, che era una cosa che andava bene in un contesto diciamo, di, eh, di stabilità o più o meno di variazioni modeste dei prezzi, potevano essere... Distorsive, oppure erano corrette dal punto di vista di come viene calcolato l'indice dei prezzi, ma potevano creare altri problemi. Cito un lavoro di olandesi diciamo, dell'Istituto del Statistico Olandese. E poi grande eutereggianità fra i settori economici, industrie e servizi, se ne è, ne è anticipato prima Giancarlo. Ma la cosa importante non è solamente diciamo, la, la crescita dei servizi, ma il fatto che siano stati colpiti in maniera completamente eterogenea e anche all'interno dei servizi. A questa grande domanda era già pronta, diciamo in qualche modo, ma solo suscettibile di essere in qualche modo stimolata un'offerta: la grandissima presenza di, di big data, amministrativi naturalmente, ma anche mh, privati, anche delle associazioni di categoria, delle istituzioni, dell'agenzia della PIA. Questi sono quelli amministrativi e quindi diciamo, immaginando un semplice modello di domanda e offerta, cresce domanda cresce offerta, ci si sposta su un equilibrio in cui l'intensità di impiego dei dati è stato molto molto più grande il lavoro del congiunturalista si è dovuto spostare per necessità verso lo scouting di nuove fonti di dati ovviamente lavorando eh, sulle tecniche per, eh, per, per raccogliere informazioni statistiche da dataset strutturati e non strutturati il spostamento verso il dettaglio settoriale perché eh, quella che tradizionalmente erano i driver della crescita ciclica italiana, la manifattura, eccetera, sono diventati meno informativi rispetto a quello che succedeva nel resto dell'economia. Quindi necessità anche di sviluppare eh, diciamo, altri eh, indicatori analitici. Faccio l'esempio della fortissima crescita dei prezzi energetici che filtra su tutto il resto dei prezzi e sull'attività dell'economia, ma come, come filtra, con che rapidità, con che impatto. È, andato, è stato necessario studiarlo eh, molto attentamente, insomma, per in qualche modo separare il segnale che c'era sull'economia rispetto all'epifenomeno all della crescita energetica che si, che si spostava sul, sugli altri beni. E, in questo quadro, caratterizzato sicuramente da una lettura più complessa della realtà economica, eh, ci sono stati anche rischi in un certo senso, quelli più diciamo forse minori dal mio punto di vista. Eh, il fatto che ci fosse enfasi su fenomeni secondari ma che ovviamente colpivano l'occhio e potevano essere messi al centro del dibattito nei mezzi di comunicazione e quindi influenzavano, se volete, le percezioni degli utilizzatori, meno degli analisti, sicuramente meno degli specialisti, ma poi avevano ricaduta sul, anche sulle decisioni di policy makers o potevano averlo. La possibilità che gli attori privati in qualche modo eh, avessero un qualche tipo di agenda, anche in buona fede in qualche modo, sulla sulla diffusione di, dei dati e invece quelle che dal mio punto di vista sono le, le difficoltà più importanti, le difficoltà più tecniche di utilizzo dei dataset, cioè il fatto che siano serie molto brevi, spesso molto volatili, generate da situazioni molto particolari di transizione, eh, sto pensando alla rotazione che c'è stata per esempio nel consumo prima verso i beni nel, nel momento della pandemia, poi verso i servizi e quindi quanto di questo è diciamo, transizione temporanea determinata da una serie di fattori quali i vincoli ai consumi e quanto invece una transizione più profonda legata ai cambiamenti delle preferenze indotte ad esempio da fenomeni quali il massiccio spostamento verso eh, lo smart working il, eh, fenomeni quali appunto la scelta di consumi più esperienziali e così via. E tutto questo è, mo è molto complesso da fare diciamo in, in con serie brevi con stagionalità anche mutevoli. Quale lo spazio diciamo, in questo contesto, a mio parere, della statistica ufficiale? A questo punto rimane centrale, non solo nella, nel in qualche modo eh, soddisfare questa richiesta degli utilizzatori accentuando la ricerca e eh, la pubblicazione di nuovi indicatori, quali quelli che ci ha presentato Giancarlo, eh, diciamo, questi indicatori anche, anche comprensivi diciamo, della, della produzione sia dei servizi sia del delle costruzioni e dell'industria, ma anche tutta una parte assolutamente rilevante di comunicazione verso il pubblico, di come prendere e di come interpretare gli indicatori. Gli specialisti, la comunicazione verso gli specialisti è naturalmente continua e c'è cioè sempre stata, anche verso il pubblico, ma diciamo, qui il pubblico è diciamo, sollecitato a, ehm, a una difficoltà nuova, più a un, in, in, di fronte a un ambiente economico in trasformazione più difficile da comprendere. Ovviamente l'esplorazione eh, di partnership con, uh, con le altre istituzioni, con i, con i fornitori anche i privati, nel, con l'idea di, eh, di mettere diciamo, a disposizione dell'interesse pubblico eh, un patrimonio informativo crescente e poi direi anche questo elemento di fornire strumenti di educazione statistica in qualche modo, perché eh, diventa molto, molto più importante per sfuggire a quei pericoli. Sopradetti. Faccio due brevissimi esempi, visto che il tempo sta finendo, di risultati dal mio punto di vista estremamente virtuosi. A sinistra c'è un grafico frutto della collaborazione con Istat e nel, nell'ambito del progetto Prisma, un progetto volto ad avere eh, i micro prezzi dei singoli item nel paniere dei beni di consumo. E si, fa, si vede molto bene in quella serie gialla: sono gli incrementi dei prezzi delle, delle singole referenze. Come, avendo a disposizione quella serie, si poteva capire abbastanza bene non, non tanto l'incremento che è venuto a seguito dello shock, ma come la, def, la fase di disinflazione sia cominciata con un certo anticipo, e sono dati diciamo, de determinati da uno scambio istituzionale ma estremamente importanti. Su cui si fa molta ricerca, si fa molto congiuntura, ma anche moltissima ricerca utile per l'interpretazione generale della congiuntura. A destra invece un, una, una cosa che abbiamo fatto noi, che è un dataset proveniente sulla, sulle compravendite attraverso un grande portale internet di abitazioni, si vede molto rapidamente, in pochissime settimane abbiamo capito, come la, il, lo spostamento verso lo smart working e il, 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 tutti gli altri cambiamenti di abitudini derivati dalla pandemia, questa è la città metropolitana di Milano, <coughs> ha spostato la domanda da, che era prima era concentrata verso il centro, sulle aree, per, sulle aree più diciamo, eh, periferiche, insomma, più esterne rispetto alla città, e questo si è visto in tempi rapidissimi, grazie a uno studio su. Eh, su grandi dataset che portiamo in banca. Chiudo rapidissimamente l'ultima slide, c'è una citazione di Caffè che dice sostanzialmente che la cosa più importante è conoscere per deliberare eh, in qualche modo. Il mio punto di vista da utilizzatore è che l'analisi congiunturale è necessaria per determinare le scelte migliori di famiglie e imprese, la buona statistica e alla base dell della buona analisi congiunturale le opportunità sono enormi i, della digitalizzazione, dell'intelligenza artificiale de, della raccolta dei dati, degli scambi, dei dati amministrativi sono assolutamente enormi e importantissimi vi sono alcuni rischi e in questo contesto la statistica ufficiale assume un ruolo ancora più importante di eh, fornitura del dato, di certificazione della qualità delle informazioni e di educazione statistica della collettività Grazie, grazie mille Giorgio. Uh, un solo commento magari per parlarne più diffusamente. L'idea è che dopo uh, la pandemia il sistema economico sia tornato uh, ai suoi livelli o che sia simile a... Eh, quello pre-pandemia eh, è qualcosa che non è che si vede nei dati attuali. Le componenti stagionali, per esempio, cosa che era stata citata prima da Giancarlo e poi eh, in qualche modo eh, indicata nella presentazione tua, eh, le componenti stagionali sono probabilmente cambiate un po' e eh, prima di eh, trattarle in modo corretto purtroppo occorrerà del tempo e occorrerà capire se questi nuovi fenomeni stagionali eh, potranno essere colti diciamo, fra 4-5 anni perché è come se ci fosse stato un cambiamento strutturale effettivamente permanente e persistente che i, i tipi di modelli che utilizziamo noi, che sono modelli chiaramente lineari, eh, a cui dà fastidio eh, appunto queste rotture no, nelle serie difficilmente colgono e difficilmente possono rappresentare. Eh, in tema di statistica eh, ufficiale introduco eh, Ciro. Rapacciolo del Centro Studi Confindustria, eh, che è senior economist del centro studi e responsabile dell'area congiuntura e previsione che parlerà del nuovo indice eh, nuovo, ha già qualche mese, insomma, di, di sperimentazione, sicuramente RTT, eh, e questo è interessante perché eh, chiaramente sfrutta appieno le informazioni che vengono fornite dalla fatturazione elettronica di cui eh, avevamo parlato precedentemente. Ciro, grazie, grazie, grazie dell'invito innanzitutto, ecco le slide. E, um, vi presento rapidamente questo, abbiamo chiamato RTT perché chiaramente è un acronimo che, diciamo, un po che suona bene, ma è un indicatore sul fatturato. Delle, delle imprese il comunicato è, è appena nato è un bambino piccolo quindi non è non, non, sì ha eh, cioè, cinque mesi piccolino ancora e va, va, va curato insomma non, è, non, lo, non, no, va, sì, non lo consideriamo un adulto qui abbiamo usato la metafora del cantiere eh, non, è, non lo consideriamo un prodotto finito ma la, anzi cioè, e poi mi, mi rilascio la cosa che diceva prima Giancarlo interessantissima che ci viene la tentazione anche molto spesso, forse troppo spesso, di fare delle modifiche, proprio perché sta crescendo, e però un po' stiamo attenti, per, per, altrimenti poi diventa non più una serie continua, ma discontinua. Quindi, però siamo in questa fase, qui vi enumero un po' delle, delle cose, alcune le avete già, già dette, una la diceva Giordano un secondo fa, cioè che la, la serie è molto breve e molto volatile, e l'altra diceva Giovanni adesso che, e se le due cose si incrociano, la, la destagionalizzazione no, non è diciamo, banale, è eh, diciamo, difficile andare sul software che tutti usiamo a dire destagionalizza e siamo contenti così. Eh, purtroppo non, non funziona così perché già il, questo indicatore parte dai dati che ci sono stati forniti, partono dal 2020 anche inoltrato, quindi diciamo la parte finale del 2020. Quindi parliamo solo di tre anni, in questi tre anni le cose sono cambiate tantissimo, quindi diciamo allora, questa è un po' la, la difficoltà di, di base. E poi stiamo provando ad, ad, già adesso, diciamo, anche se è ancora un bambino piccolo, ad allargare il campione in due che sono imprese di capitali, uh, e quindi sono, non sono solo grandi come inizialmente noi stessi temevamo, ma sono diciamo è ben distribuito su tutte le classi dimensionali, ma vorremmo, chiaramente manca la parte però di società non di capitali, quindi di ditte individuali per così dire, cioè di, di microimprese, anche di uno o zero addetti. E, e l'altra dimensione, questo, questo si può fare col campione, quel TS, la sigla che vedete, è Teen System, cioè uno dei, loro dicono, il maggiore fornitore di servizi di fatturazione elettronica, diciamo che uno dei maggiori ci sono altri che ci vengono in mente, credo, facilmente un po' a tutti, e che hanno, comunque l'indicatore si basa sul campione di imprese clienti, quindi non è un campione. Cioè, eh, essendo in casa Istat lo dico veramente piano, cioè non è un campione che è creato, ma sono le imprese, tutte le imprese clienti di Team System. Nella prima riunione che abbiamo fatto con, con loro, era, diciamo, eravamo nella, nel campo degli scettici. Io ero il più scettico di tutti, eh, perché eh, invece è saltato fuori che il campione era sufficientemente rappresentativo, molto ben rappresentativo, diciamo che un caso, un caso su un milione, cioè non credo che sarebbe capitato in altre cose, e quindi abbiamo deciso di, di, di partire da questo progetto, questa mini avventura e di produrre questo dato che effettivamente ci cioè abbiamo, diciamo, cioè abbiamo ragionato tanti mesi, forse quasi un anno e adesso siamo appunto nella fase in cui quello che vedete a destra è il comunicato che esce ogni mese, alla fine del mese per esempio di, di, di giugno siamo riusciti a pubblicare il dato di, di maggio per il totale economia, per quattro set macro settori dell'attività dell produttiva, quindi c'è anche agricoltura per esempio, che anche su agricoltura di solito nella SES ufficiale i dati sono un po' più... Uh, lenti ad arrivare per industria e servizi invece come diceva Giancarlo ci sono tantissimi indicatori oramai mensili e quindi forse l'indicatore diciamo adesso è più utile aggiungi di più sul, sul settore delle, delle, delle costruzioni cioè avere un dato molto tempestivo, per la forza di questo indicatore di questo RTT è la, è la tempestività quindi a giugno ho già il dato di, di maggio e ciò sia il totale economia inteso non come pille ma come fatturato e i settori, questi quattro macro settori, i territori, anche quello non è una cosa, diciamo, non ce l'avevamo prima, noi per esempio anche come, noi siamo soprattutto utilizzatori e quindi avere in questo caso il, le macro aree con, un, di, con molto aggiornate, molto tempestive, anche quello... È un'indicazione per esempio che nel mondo confindustria viene molto, molto apprezzata. L'idea è di, di invece di aumentare ancora questo dettaglio, perché noi ve lo faccio vedere qua. Il dataset ci arriva ovviamente per il, il garante della privacy eh, li avrebbe fatti chiudere, eh, non, il dato, non ci arriva il dato della singola impresa, ma neanche di 10 di imprese. Ci arriva il dato più piccolo, più ehm, il, il microdato che abbiamo noi come. Costruttori dell'indicatore è per esempio le piccole imprese alimentari dell'Abruzzo o le grandi imprese metalmeccaniche del, del Lazio, per dire cioè quel, questo è il, il dato più piccolo che noi vediamo, quindi è già una somma di tante fatture di tante, di tante imprese. Il totale delle imprese ci sono piccole variazioni mese per mese, e sulle 180.000, eh, quindi chiaramente non è l'universo, evidentemente, ma un campione, un campione abbastanza, abbastanza ampio è Articolato su tanti, sui settori ATECO, eh, spero di non sbagliare, due digit a 96 settori. E noi, per una, diciamo, non essendo listat, eh, diciamo, per essere prudenti, ci siamo tenuti su quattro macro settori. E per adesso rimaniamo, rimaniamo in questa, eh, quindi evitando di dare un dato così dettagliato. E tantomeno diamo quello sulle regioni. Ma quello è, è la cosa che vorremmo fare. Diciamo nel medio, nel medio breve, dare almeno il dato regionale, e per, invece di dare sei classi dimensionali che sono il dataset, lo com comunichiamo in tre, in tre classi dimensionali, piccole, medie e grandi. Uh, faccio vedere solo alcune cose perché forse le, le SAD porterebbero troppo lontano. Lì, per esempio, è la, è la, è la struttura di, del campione dell'universo ISTAT uh, sull'aspetto sulla, sulla, diciamo, territoriale. E vedete, ci sono alcune regioni, Lombardia, in particolare Toscana, una è, sovra, è un po' sovrarappresentata, l'altra un po' sottorappresentata, sotto ma diciamo, costruendo delle misure diciamo, trovate in letteratura eh, della, della, della media della deviazione di queste quote dall'universo dall ci è sembrato diciamo, su, ragionevolmente rappresentativo. Lo stesso vale, qui vi faccio vedere. Le, le regioni, ma lo stesso vale per i settori e per, le, e per le classi dimensionali, quindi diciamo è quella che chiamiamo affidabilità cioè diciamo, il campione è ragionevolmente rappresentativo, pur non essendo appunto un campione statistico e, e poi in, abbiamo iniziato a costruirlo prima, prima di, di, di diffonderlo quindi siamo studiati un po' le correlazioni con le variabili diciamo, che sono più vicine e la prima che ci veniva in mente era ovviamente la produzione industriale un po' per deformazione del diciamo, settore di provenienza, e sui dati grezzi, non sui dati destagionalizzati, perché c'è chiaramente un pro, una, una questione stagionalità, eh, sui dati grezzi la correlazione nei primi due anni della, del Dalla 7 è addirittura del 94% con la produzione industriale, eh, mi aspettavo molto, molto meno. Que Questi diciamo, sono alcuni dei dati che ci hanno spinto a poi a pubblicare il, il dato di, di RTTA, di diffondere il comunicato. Uh, sui servizi, quando ancora non c'era il dato mensile di cui parlava prima uh, Giancarlo, uh, l'abbiamo visto sul valore aggiunto, uh, la correlazione è quasi il 60% sempre sui dati grezzi. Se invece guardiamo i dati corretti per il totale economia il, siamo al 42, al 42%, quindi chiaramente la stagionalità in, in alcuni mesi un po', po ci allontana, quindi bisogna sempre avere in mente questa... Questa, questa questione. E la, le, I punti di forza, i vantaggi che, che offre il TT sono sicuramente quello della tempestività e anche al fatto che al mese, come vedete lì nel punto 3, al mese T più 1 è l'unico dato veramente quantitativo, anche se poi è, è sono le fatture, la somma delle fatture ma sono lavorate statisticamente per per renderlo fruibile, ma è l'unico dato quantitativo perché la fiducia o questo indicatore che tutti usiamo, che è il PMI, non sono dati quantitativi, ma sempre rimangono qualitativi. Quindi questo è uno dei punti di forza. L'altro è quello se siamo interessati al settore dell'agricoltura, per esempio, è sostanzialmente il primo dato che esiste e poi ne arrivano i dati di fonte ufficiale eh, diversi mesi dopo, direi. Eh, e e l, un altro punto di forza non banale provenendo dalla Confindustria e quindi dalla, dalla rappresentanza delle imprese è proprio l'assenza di carico statistico. Quindi le nostre imprese non, non, vi dico, non sono state entusiaste di più del fatto di poter avere a disposizione un indicatore al quale non devono, non devono contribuire, nel senso che hanno già contribuito facendo la fatturazione elettronica, poi non devono, non devono più rispondere a, a questionari. È un tema che già avete toccato voi e chiaramente l'Istat ben conosce. L'utilità eh, credo che da quando l'Istat inizialmente era particolarmente utile per i servizi, da quando i dati di fatturato Istat sono, sui servizi sono diventati mensili, l'utilità maggiore che riscontriamo è per, per il settore delle costruzioni, lo accennavo prima, perché lì vedete in quella tabellina i principali indicatori, poi ce ne sono anche altri, ma sono i principali indicatori settoriali che abbiamo a disposizione come congiunturalisti in Italia. La, il, il set più meno ampio è quello sulle costruzioni, ovviamente, dove, dove oltre fiducia e PMI c'è appunto la produzione delle costruzioni ISTAT e l'RTT per il settore delle, delle costruzioni. Non ci sono, poi, poi i colleghi invece ci parleranno ancora di, di altri dati to, dopo, e, però insomma, è, è questa l'utilità, cioè complementare, è, andà, affiancare gli altri indicatori già esistenti, ISTAT e non ISTAT, ampliare il set informativo e quindi rendere un po' più facile, si spera, il lavoro del, del congiunturalista, sperando di evitare segnali falsi, che erano quelli di cui parlava Giordano. E stiamo provando, cioè per esempio abbiamo in corso una, una, una collaborazione con, con due diverse università, uno stage con la Luis in cui si sta provando a fare una tesi di laurea su un modellino. Sulla, è tutto è in, in progress. È un modellino di, di previsione della produzione industriale un po' alla Parigi Svizzera, eh, gli amici di Banca d'Italia sanno di, di chi parlo, e, usando però come regressore non unico, ma diciamo il, come perno l'RTT Industria e, e l'Università della Sapienza, un, 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 un dipartimento dell'Università della Sapienza, sta provando a inserire RTT nel database di un modello di learning per provare a vedere se. Non è detto che succeda, la previsione del modello cambia sul PIL inserendo o non inserendo l'indicatore RTT. Qui vi faccio vedere, siccome il tempo è poco, gli ultimi dati, quindi andando proprio a che cosa dice poi RTT. A maggio, che è l'ultimo dato, ci ha dato una, una piccola flessione marginale nel fatturato dell'industria a prezzi costanti e una flessione importante invece nel settore dei, dei servizi. Per apprezzare quanto possono essere utili... Questi due segnali, nel grafico a fianco abbiamo i dati che, che, che cura sicuramente che cura Giancarlo. Se, se, non, se non vado errato, e dove si vede che, in particolare per i servizi, un po' io, io pensavo fosse più, ancora più attendibile per l'industria, lo è più per i servizi perché ha uh, diciamo indovinato il segno, ma anche quasi l'entità la, la, della variazione congiunturale degli ultimi quattro mesi, che sono i primi quattro mesi del 2024. Quindi una, una, no, non è sempre stato così, non è così in tutta la serie storica, ma nel 2024 per i servizi sembra particolarmente affidabile. E qui eh, chiudo sul, sul PIL, dove invece appunto vedete che c'è qualche distanza in più, sintetizzando dal 2021 al 2024 l'RTT ha anticipato il segno, nel senso che i dati escono prima del rilascio del PIL, è anticipato in quel senso eh, di 9 trimestri su, su, su 13 quindi diciamo un 70% delle, in alcuni casi eh, avvicinandosi molto anche nell'entità della variazione congiunturale, non solo nel segno in altri casi meno, in altri casi decisamente meno, quindi eh, già da qui vedete che diciamo, eh, come, come usarlo cioè bisogna usarlo anche con un, certo, con un certo criterio sembra molto affidabile per l'industria e per i servizi eh, usa, si può anche usare come un aiuto alla previsione del PIL ma certo insieme ad, altri, insieme ad altri indicatori mi fermo qui perché vedo che il tempo è abbondantemente scaduto grazie, grazie mille Ciro. Eh, per questa presentazione, che indica eh, anche un po' la strada che dovremmo seguire noi come ISTAT nell'utilizzo di questi dati eh, di fatturazione elettronica, e passerei ora direttamente alla eh, presentazione di Andrea Ruffini, eh, il settore delle costruzioni. Eh, è stato più volte citato eh, e soprattutto in questo periodo di crediti, eh, super bonus e eh, spinta forte eh, al sistema economico, sicuramente le informazioni che voi producete eh, sono eh, informazioni importanti perché eh, questo è uno dei settori eh, fondamentali dell'economia soprattutto negli ultimi anni. Eh, non posso ancora parlare del trattamento dei super bonus, de de della diatriba che c'è con Eurostat sul payable e non payable, però eh, posso, possiamo credo eh, anticipare che a breve mh, ci sarà qualche... Eh, noità positiva, ecco, mettiamola, mettiamola così. Eh, eh, Andrea è vice direttore della Commissione nazionale di coordinamento delle casse edili e ti do la parola per la tua breve presentazione. Grazie, buongiorno a tutti. Eh, la mia relazione <coughs> Si discosta un pochino dalle precedenti perché in realtà io non vi mostrerò eh, alcun andamento congiunturale perché sono a casa di maestri e noi siamo eh, tra virgolette dei dilettanti in questo campo, Ci stiamo provando a, ad analizzare ma spesso approfittiamo di chi è molto più esperto e autorevole di noi per elaborare i dati che abbiamo in pancia. Quello che volevo fare era appunto esporre rapidamente il, il tipo di dati che possiamo mettere a disposizione per fare delle analisi approfondite. Innanzitutto per chi non è del settore, eh, la Commissione nazionale di coordinamento Cassedili eh, non è altro che, come dice il termine, un... Eh, Funzione di coordinamento di tutte le casse edili e del di casse d'Italia. Cosa sono le casse edili? Enti bilaterali paritetici attraverso i quali eh, si gestiscono molti aspetti importanti del contratto delle edilizie e quindi del settore delle costruzioni da alcuni aspetti salariali degli operai alla certificazione della regolarità contributiva, il DURC, la congruità Eccetera, non mi dilungo. Eh, fondamentalmente, la, la font, una delle fonti principali di eh, flusso di dati sono le, quelle che noi chiamiamo le denunce mensili dei lavoratori. Eh, tutti i mesi, le imprese edili che hanno operai o direttamente o tramite i propri consulenti del lavoro trasmettono alle casse edili l'elenco degli operai occupati. Con le ore lavorate, le ore di malattia, ore di assenza, eccetera, il, um, le retribuzioni e le presenze sui vari cantieri. Quindi, già da qui: ah, scusate, ecco, aspetto che eh, Giovanni nella chiacchierata preparatoria, mi ha detto non trascurare. La, la tempistica, perché come ha sposto anche eh, Bruno Giordano prima, sta diventando sempre più importante. Il, eh, come ho detto, sono denunce mensili, arrivano devono essere trasmesse entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. Io dico sempre un mese per consolidare il dato e attendere qualche ritardatario che c'è sempre. Alla fine del secondo mese successivo cominciamo ad avere dati abbastanza attendibili per fare delle analisi. Eh, che tipo di analisi si possono fare? Ripeto, non voglio invadere il campo di chi è molto più esperto di me, però, mh, chiaramente, da macroindicatori, quindi la massa salari degli operai, le ore lavorate, sono state citate anche prima dai miei colleghi, eh, i lavoratori attivi, le imprese attive, i cantieri attivi, quindi con un riflesso sul discorso PIL, eccetera. Mm, ripeto, non voglio assolutamente avventurarmi in campi altrui, solo fornire spunti di riflessione, così come analisi più dettagliate, eh, per esempio avendo tutta l'anagrafica dei lavoratori si possono fare, e talvolta facciamo analisi, per sesso, età, qualifica e soprattutto provenienza. Oggi è un dato di fatto che il 40, più del 40% degli operai edili è, non è italiano. Eh, analisi per imprese, tipo prima si parlava di dimensione dell'azienda media, il numero di addetti medi, eccetera, eccetera, mm, ripeto. Eh, la fantasia qui eh, si può sprigionare. Secondo aspetto, flusso fonte di dati importante, è la denuncia di nuovo lavoro che ogni impresa deve fare tendenzialmente entro il giorno in cui apre il cantiere, diciamo entro la fine del mese, ancora una volta, quindi con un eh, lasso di tempo di un mese barra due si può avere una, un termometro, una misurazione, un numero, un valore abbastanza attendibile dei cantieri che si stanno aprendo e di quelli che sono in corso. Eh, tra l'altro, eh, quindi il timing l'ho detto, eh, tutte queste informazioni oggi, o eh, meglio da un paio di anni, con la certificazione di congruità, della manodopera in ciascun cantiere edile eh, confluiscono in un unico software, in un unico database che si chiama EdilConnet, questo è il terzo tra virgolette contenitore, ma in realtà eh, non è nulla di più de dell'unione degli altri due per molti aspetti. E, ripeto, EdilConnet che gestisce la congruità, quindi i dati relativi a tutti i cantieri aperti o conclusi e eh, le relative presenze in cantiere, le ore lavorate, anche qui il tempo è sempre, come dicevo, entro la fine del mese successivo, aspettiamo qualche giorno per consolidarlo, e fornisce anche qui dati estremamente interessanti sui lavori, quindi lavori pubblici e privati, il numero di cantieri attivi, il loro valore, i cantieri conclusi. L'importo dei lavori, edili o non edili, perché chiaramente in un cantiere edile, eh, Giovanni citava il super bonus, è chiaro che nello stesso cantiere possiamo avere un lavoro sugli infissi, un lavoro sul cappotto, un lavoro sugli impianti, eccetera. Categoria di lavorazione, eccetera. Io... Uh, come promesso sono stato rapidissimo no, no, grazie. Eh, non vorrei con, essere stato troppo cose. rapido no, però, no, 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 eh, ripeto l'intento era solo di fornire spunti di riflessione su eh, quanto queste no, no, informazioni molto... possono essere utili in mani sapienti ecco sì, vabbè, oltre che per vabbè, noi vabbè. va bene grazie grazie mille eh, Andrea per questa presentazione che eh, ci apre sicuramente qualche prospettiva per sapere di più su un settore che negli ultimi anni è stato fondamentale come traino eh, all'economia per tutta questa legislazione diciamo, che ha supportato l'attività la, eh, del settore. Eh, come avrete capito se siamo eh, non tanto in una sessione di energivori quanto di dativori, eh, cioè nel senso che siamo affamati di <ride> informazione statistica e a proposito di uh, settori energivori eh, introduciamo l'ultima presentazione del panel di oggi eh, da parte di Barbara Santini eh, di Terna dell'ufficio statistico, uh, ufficio statistiche. Anzi, ehm, loro sono eh, parte del Sistan eh, e quindi sono, diciamo così, fratelli o sorelle dell'Istat, eh, hanno parecchie schede PSN, non so se eh, <ride> qualcuno è a conoscenza eh. e nella presentazione di Barbara si capisce come parliamo esattamente un linguaggio abbastanza simile. Ecco, quindi. <ride> Ed è una presentazione che si concentra eh, anche sull'utilizzo diciamo, di eh, indicatori di eh, uso di energia e cerca di confrontarli con informazioni sul, di, di contabilità nazionale, andamento del PIL, andamento del sistema economico, che è un tema eh, insomma, sempre di moda diciamo. <ride> Barbara, grazie. Sì. Allora Buongiorno a tutti e eh, grazie innanzitutto del, dell'invito eh, appunto come è stato detto ecco, il TERNA è il gestore della rete di trasmissione nazionale e l'ufficio eh, statistiche eh, fa parte appunto del, del SISTAN e eh, collabora diciamo così, nella, nella per, la, per quanto riguarda la statistica ufficiale con quattro eh, schede PSN, diciamo due, le prime due più propriamente eh, diciamo, sono rilevazioni censuarie e annuali, sulla, è la statistica appunto della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia, e il secondo è la produzione e utilizzo di calore da impianti di cogenerazione elettrica. E questo appunto ogni anno viene prodotto: eh, un, diciamo, prima era una pubblicazione diciamo, cartacea, adesso ovviamente è, eh, sul sito di Terna. Appunto, eh, sono raccolti tutti nel, in questo volume dati statistici su, sull'energia elettrica in Italia. A queste due prime schede, eh, PSN, diciamo, l'ufficio statistico si è un po' opposto come si diceva, il. No, il, forse in maniera, non lo so, forse <ride> eh, così eh, si è lanciato in questo, in, in questo, nella ricerca ecco, di indicatori che potessero ehm, tempestivamente essere di supporto per eh, diciamo, avere un'idea uh, un ecco, sull'andamento congiunturale e quindi sono stati affiancati questi due... Eh, due schede, una è appunto l'indice mensile dei consumi elettrici industriali e l'altra invece l'indice dei consumi semi elettrici mensili nel, nell'ambito invece del settore dei servizi. Eh, diciamo, dalle prime due schede eh, diciamo, vediamo come i consumi elettrici possono dare una fotografia sicuramente parziale, eh, diciamo, ma tempestiva dell'andamento uh, dell'economia italiana di come sta uh, della salute diciamo no? e, mh, ovviamente vediamo che nelle varie crisi qui eh, ehm, ho messo, puntato l'attenzione proprio su uh, un andamento che ovviamente nelle crisi eh, ha dei, mh, qualche eh, si discosta diciamo da, 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 da quello usuale eh, non tutte le crisi ovviamente hanno uh, caratteristiche, hanno avuto caratteristiche uguali, no? e quindi per questo se eh, ci sono delle, delle crisi che hanno impattato sui consumi elettrici, ad esempio, in ritardo rispetto al PIL, eh, altre sono state, ovviamente la pandemia è stata, <ride> è stata quella che eh, ha impattato ecco, nel, nel, nello stesso momento. L'unica eh, ecco, nota che eh, in, interessante e, e poi da, da valutare anche gli sviluppi futuri, è quello di una divaricazione degli ultimi due anni, eh, dato proprio dalla crisi energetica. Ecco, la crisi eh, energetica ovviamente ha impattato su consumi elettrici, eh, perché più che energivori io direi siamo un settore elettrivoro, perché appunto guardiamo in questo caso l'elettricità. E, eh, ovviamente con l'innalzamento eh, dei prezzi del gas naturale, che è una fonte che ovviamente viene utilizzata nella produzione di energia elettrica, è stato eh, molto più forte l'impatto, diciamo, rispetto nel, per quanto riguarda il nostro settore. E, e soprattutto ha avuto anche un, un trascinamento. Eh, possiamo dire no? una, divaricazione, una divaricazione perché nel 2022 il PIL è stato mh, leggermente positivo e consumi elettrici negativi. E comunque, ecco, da valutare poi quanto di strutturale, come si diceva prima, mh, ci sarà no? nel, nel, un cambio proprio eh, nei, anche nel modo di consumare l'energia elettrica. No? Tanti produttori, mh, ad esempio, ci hanno detto che eh, durante lo, lo shock dei prezzi hanno preferito non produrre per l'elevato costo del gas naturale piuttosto che, quindi anche questo no, è ovviamente una, è una, eh, diciamo un aspetto che forse ecco, il dato non, no, non rileva perché è un po' asettico, ma essendo una, una rilevazione censuaria e quindi avendo proprio la, la, diciamo, il diretto contatto con i produttori, ecco, queste eh, diciamo, sono informazioni per noi ecco, per interpretare anche il dato molto, molto importanti. Ovviamente nei consumi elettrici possiamo andare a suddividere eh, diciamo i, i quattro macro settori l'industria, i diciamo, servizi domestico e agricoltura e vediamo come le, eh, le, 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 le crisi hanno avuto impatti diversi. Ecco, per quanto riguarda l'industria, la, la, la crisi sicuramente del 2009 in termini di consumo elettrico che è stato il picco negativo, è stata quella più determinante, che ha fatto perdere, ora mi sono segnata qui, quasi più di 20 terawattora complessivamente, e con un graduale ripresa, diciamo, che stava timidamente, diciamo, Uh, si, si stava timidamente un po' risollevando ecco, e, e la, la, le altre diciamo, mh, crisi hanno eh, portato ad un livello di eh, industria strutturalmente inferiore a quello ante 2009, cioè non siamo ancora tornati eh, da un punto di vista ovviamente di consumi elettrici a eh, recuperare quei livelli eh, appunto del, del 2009 insomma in tutto tra il 2007 e quindi il 2022 sono stati persi diciamo così 26 terawatt eh, in ambito industriale quanto questo ovviamente dentro ci sia un'efficienza energetica ovviamente che è dato dalle, eh, dalle nuove tecnologie no? Eh, quindi, Sicuramente il dato non è, cioè è difficile anche valutare no? questo impatto perché ehm, sono eh, dati diciamo, un po' così complessivi, quindi non, non è facile capire eh, se, se strutturalmente eh, è, è, una, è, è dovuto a, a efficienza energetica o, o quanto sia davvero... Un, diciamo, il termometro di un, di un malato ancora <ride> che si debba riprendere e sui servizi eh, abbiamo, le crisi hanno impattato in maniera diversa eh, diciamo che i servizi storicamente avevano un trend come si può vedere ora forse eh, positivo e eh, quindi di crescita eh, diciamo la, 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 la crisi che più di tutto ha fermato in maniera brusca eh, questa crescita è stata sicuramente la, la crisi del pandemia, eh, e, ma non, ovviamente, eh, non tanto quanto da un punto di vista economico, quanto da un punto di vista proprio di chiusure no? di tutte le attività, che ha determinato ovviamente eh, questi livelli davvero mai raggiunti prima. Però nonostante questo, i servizi, eh, quello dei servizi è un settore complessivamente ha visto una crescita dei consumi elettrici di 4% vattura nel periodo 2007-2022 allora mh, diciamo che da questa, da questa mh, evoluzione storica da questo andamento o relazione positiva che, mh, che abbiamo visto storica tra consumi elettrici e eh, PIL è nata l'idea di cercare di eh, vedere ecco, <ride> come si diceva no? eh, di fornire eh, un'informazione più tempestiva eh, questo è un indice che mh, già da, da, da un po di tempo insomma terna pubblica attraverso sia il sito al rapporto mensile del sistema elettrico ma c'è anche una dashboard dedicata l'indice mensile dei consumi elettrici industriali parte dalla um, dalla, diciamo, dal monitoraggio dei prelievi mh, diretti dalla rete di trasmissione nazionale di cui Terna ehm, è alla, alla mh, cura, diciamo, eh, ehm, come, come proxy dei consumi, no? cioè prelievo per produrre, quindi posso in qualche modo... Eh, associare a, a quello che sono dei consumi. Sono quindi ehm, operatori che sono direttamente connessi nella, in alta tensione, quindi davvero fortemente elettrivori, direi, e affiancati ad a, a un, a un, a altri operatori in, di cui Terna sempre è sempre responsabile della misura, che sono i contratti interrompibili, hanno un contratto particolare per cui eh, Terna monitora eh, anche i loro prelievi in MT. Eh, L'indice a base fissa nel 2015 pari a 100 e copre sicuramente eh, campione, ecco, come si diceva prima, noi abbiamo preso tutto quello che abbiamo, no? direi: cioè, quindi non è un campione sicuramente statistico. Ehm, però ecco c'è cioè una forte correlazione con l'indice di produzione industriale, soprattutto noi, i primi, eh, i primi giorni diciamo, del, del mese, abbiamo il, il mese N-1. No? Quindi, ora la prossima settimana sarà pronto l'indice eh, relativo a giugno, ecco, e questo può essere un'indicazione: diciamo un, un no? l'indice viene anche destagionalizzato attraverso. Uh, il procedimento tra Mosiz e um, ecco, a maggio appunto abbiamo un indice mensile dei consumi elettrici industriali positivo dell'1,4% e anche destagionalizzato diciamo quindi una variazione congiunturale dell'1,2% um, passando a no, scusate e gli operatori, ovviamente eh, noi invece abbiamo il dato, il dato proprio operatore per operatore, eh, perché <ride> ovviamente siamo responsabili della misura, però ovviamente a ciascun operatore è stato associato un codice ATECO e quindi poi sono stati aggregati secondo le ehm, classi più energivole che eh, vedete indicate, sono in tutti e nove e ovviamente abbiamo anche la localizzazione regionale, quindi nella dashboard ad esempio ci sono tutte le, eh, appunto la, eh, la diciamo l'analisi anche territoriale. Eh, per quanto riguarda invece i consumi elettrici del, del, dei servizi, questo ecco, con la pandemia c'è stato proprio Uh, un'esigenza di capire che sono stati quelli più fortemente impattati dalla pandemia, anche per capire no, se ci mh, sarebbe stata oh, eventualmente una ripresa um, e osservare quindi eh, in, in maniera abbastanza tempestiva, questi invece sono dati che eh, ci vengono forniti da alcuni principali distributori ogni mese e, mh, sono però relativi al mese N-2 in quanto non siamo noi direttamente appunto, responsabili della misura, ma eh, ci vengono appunto, dati dai, dai distributori già associati per codice ATECO e cui noi poi li eh, raggruppiamo secondo le, le, le classi tipiche dei servizi. L'analisi ecco, viene eh, sempre mensilmente e viene reso pubblico attraverso il comunicato stampa e rapporto mensile del sistema elettrico che tutti i mesi appunto terna. Pubblica sul, sul suo titolo. E ad aprile abbiamo avuto appunto una, una variazione positiva del 2,2%, e sicuramente questo è meno tempestivo rispetto a, a que, però, fu, però rappresenta l'80% dei consumi elettrici eh, che, annuali che poi vengono pubblicati appunto dal, dal rapporto. Avrei finito, grazie. Grazie Barbara, Grazie Barbara anche perché siamo nei tempi programmati. Quest'ultimo intervento mi fa venire in mente che abbiamo un progetto ambiziosissimo: in realtà, di utilizzo di immagini di night lights, cioè di luci notturne catturate dall'alto. Uh, che possono, potrebbero essere una proxy per una disaggregazione spaziale mh, del uh, PIL. Essenzialmente questi sono lavori abbastanza mh, così, di frontiera, mettiamolo un po' così, questo con L'Università di Campobasso e di Padova. Eh, stiamo insomma, lavorando, è un progetto PRIN 2022. Sono questi progetti di rilevante interesse nazionale, ma chiaramente sono cose un po' borderline fra statistica ufficiale e statistica per hobby, ecco, mettiamola un po' così. E eh, quindi eh, terminerei questa sessione. Siamo giusto, giusto in tempo. Mm, se c'è qualche domanda eh, breve con risposte brevi, eh, la accettiamo, o eh, altrimenti potete mettervi direttamente in contatto. No, eh? <ride> la fame. <ride> Qualche osservazione, intervento? Va ah bene, penso che possiamo finire qui. e eh, Ringrazio nuovamente tutti, Banca d'Italia, Confindustria, il, um, Cassa Di Eterna per... Uh, e Istat chiaramente per, <ride> per aver partecipato e averci mostrato cose molto interessanti dal punto di vista dell'attività lavorativa nostra, odierna anche. Grazie mille. Grazie. Uh -huh.